Perfetto. Eccoci qua. Allora, buonasera, Shalom, ben ritrovati. Mi dispiace del disguido che c'è stato la settimana scorsa e i problemi ci sono stati ultimamente, ma insomma, fra viaggi e Shavuot si sono un po' incastrati degli appuntamenti. Ad ogni modo, questa sera io volevo riprendere quella lezione che avremmo dovuto fare prima di Shavuot, perché comunque credo che l'eroina di questa sera, che di fatto è Ruth, ma in realtà l'intera Megillah di Ruth, l'intero libro di Ruth, sia qualcosa che non possiamo lasciare al caso o non possiamo rimandare. Per quanto la festività di Shavuot sia appena passata, credo che una riflessione su Ruth sia importante, abbia un suo senso pregnante, al di là poi del legame tecnico con Shavuot in quanto tale, onestamente parlare. Il libro di Ruth è un libro molto particolare, un libro molto particolare, è legato alla festività di Shavuot, vedremo mano a mano perché, ma è un libro che la stessa tradizione ebraica definisce particolare, la stessa tradizione ebraica si relaziona con Ruth in maniera assolutamente complicata, non sempre è compreso questo testo, vedremo che ci sono dei contesti nei quali veramente il libro di Ruth lascia perplessi nella misura in cui non capiamo quale sia l'esistenza o quale sia il senso della sua presenza all'interno del canone e della tradizione ebraica. Ad ogni modo, chi era Ruth? Di cosa parla questo testo? Nel primo capitolo, e perché secondo me Ruth va annoverata come una delle grandi eroine del nostro popolo? E perché, diciamo, anche l'intera Megillah di Ruth, l'intera storia di Ruth, in effetti è anche una storia eroica, perché secondo me anche la storia di Ruth, appunto, la storia di Ruth, la storia può essere annoverata come storia eroica. Allora, la Megillah di Ruth, il libro di Ruth. Spero che voi mi vediate tutti quanti, perché sono un problema con la telecamera. Ok, la Megillah di Ruth si apre con questo primo capitolo, abbastanza interessante nel suo genere, perché questo primo capitolo ci racconta la storia di un'emigrazione. Ci sono alcuni ebrei che emigrano, precisamente emigrano da Betlehem, l'attuale Betlemme. Come sapete, non è oggi come oggi città dell'autonomia palestinese, non città israeliana, ovviamente. Emigrano da Betlehem e vanno a Moab. Sappiamo dal testo che il capofamiglia si chiama Elimelech. Chiaramente questa sera non possiamo rileggere insieme il libro di Ruth. Io vorrei darvi dei suggerimenti, delle suggestioni, e poi vi auguro che o l'abbiate letto o lo leggerete. Il capofamiglia si chiama Elimelech, sua moglie si chiama Naomi o Noemi, a seconda di che lettura diamo al nome. E i suoi figli si chiamano Mahlon e Chilione. Già questo nome è abbastanza strano perché vuol dire il malaticcio, il deboluccio, cioè non hanno un nome reale, hanno un nome che già indica qualcosa. Il testo della Megillah ci dice che in Israele c'è una carestia. Sappiamo che Elimelech non è un uomo qualunque. Quindi questa partenza non è una partenza di un uomo qualunque, non è un'emigrazione di una famiglia indigente che sta lasciando Betlehem data la carestia. C'è qualcosa in più. La Megillah di Ruth infatti definisce Elimelech Ish, uomo, uomo per eccellenza, cioè capo tribù. Rashi, grande commentatore medievale, ci insegna che quando la parola, sottolinea che la parola Ish, messa accanto alla definizione, al nome proprio di Elimelech, sta ad indicare che Elimelech era un uomo potente. E allora ci domandiamo perché questa immigrazione e perché il racconto di questa immigrazione. Di fatto Elimelech sta scappando. Per non dover sentire su di sé la responsabilità di dover soccorrere gli altri durante la carestia. La carestia ha aumentato l'esigenza sociale, la richiesta di aiuto sociale, la richiesta, devo dire, di welfare, di partecipazione. Elimelech scappa perché sa che su di lui potrebbe ricadere il dovere di dover aiutare i poveri. Quindi il dovere di accogliere su di sé. La
il titolo di giudice. Un altro commento un po' più benevolo dice che in realtà lui parte non perché non voglia accogliere su di sé l'obbligo di diventare giudice, il peso di diventare giudice, ma perché, data la corruzione dei giudici della sua generazione e dei governatori del suo tempo, non vuole partecipare ad un governo del genere, ad un stato di dirigenza del genere, non vuole vivere questo. Ad ogni modo, Elimelech si trasferisce, lascia Betlehem, va verso Moab, e questo trasferimento non porta bene. C'è un detto dei nostri maestri che dice: Meshaneh Makom, Meshaneh Mazal, cambiare luogo significa cambiare destino. Nel caso di Elimelech questo non è andato bene. Lascia infatti solo la sua moglie e i suoi figli, che intanto hanno sposato donne moabite. Ed ecco che entra Ruth, insieme ad Orpah, altra ragazza moabita, nel nucleo familiare ebraico trasferitosi a Moab. Anche in questo caso i nomi sono significativi. Orpah vuol dire, deriva dalla parola Oref, cervice, cioè insomma la parte alle spalle del corpo. Ruth invece è legata all'idea di vedere, a colei che ha capacità di vedere, di guardare. È interessante anche notare che non mi piace sempre giocare con la gematria, però in questo caso lo faccio, cedo volentieri alla gematria. Rut, il valore numerico della parola Rut in ebraico è 606. A questo punto vi chiedo quanti sono i precetti della Torah? Quanti sono i precetti scritti della Torah? Codificati secondo Maimonide, eccetera. So, di quanti precetti si dice l'ebraismo ci comandi, no? Un po' di meno, Emanuele. 613. 613, quindi Rut vale 606 da sola. Aggiungiamo, come dire, 613 meno 7, che sono i precetti comandati a tutti gli uomini, comandati da Dio a Noè, quindi comandati a tutti gli uomini. Noi abbiamo esattamente 606, il valore numerico di Ruth, perché Ruth è colei che ha accettato, oltre ai 7 precetti, in quanto appunto discendente di Noè come tutta l'umanità, quando sceglie l'ebraismo, lei accetta di aggiungere ai 7 precetti che aveva, che le sono comandati in quanto essere umano, gli altri 606, quindi la Torah, quindi anche questa capacità di vedere all'interno della Torah, di saper cercare all'interno della Torah. Perfetto. Ad ogni modo muoiono anche i figli di Noemi, quindi anche Mahlon e Chilion. Noemi e le sue due nuore rimangono vedove e sole. Il testo ci dice che Dio si ricorda del suo popolo, gli dà cibo, quindi Noemi viene a sapere che è passata la carestia a Betlehem, e torna a Moab a quel punto. Il testo usa il verbo tornare, cioè di lei che torna, perché era chiaro che Noemi non volesse portarsi dietro le due nuore. Ormai sono tutte vedove, lei torna alla sua famiglia di origine, Noemi torna a Betlehem, le nuore possono tornare nel mondo della società moabita, quindi non vuole portarle. In una prima fase entrambe le nuore, no, Ruth e Orpah, dicono a Noemi, insistono con l'idea di tornare con te. Dice: noi torneremo con te. Noemi insiste, non vuole portarle, dice che non ha senso, non avrebbe senso che loro la seguino, eccetera, la seguono, eccetera, eccetera. Ad un certo punto Ruth, Orpah bacia la suocera e va via, piange e va via, quindi si gira di spalle e le mostra la cervice. Mentre Ruth, senza baciare, senza questi grandi momenti di affetto esteriore, ma in maniera molto netta, dice: non insistere perché ti lasci e mi allontani da te, perché ovunque andrai andrò, dove dormirai io dormirò. Il tuo popolo è il mio popolo, il tuo Dio è il mio Dio. Dove tu morrai io morrò e là sarò sepolta. Il Signore faccia così e continua a colpirmi, ma solo la morte ci separerà. Questa è la frase che nell'immaginario rabbinico per eccellenza è la dichiarazione più funzionale, forse più sensata, di volontà di conversione. Il tuo popolo è il mio popolo, il tuo Dio è il mio Dio. Diciamo che è una dichiarazione che da sola potrebbe essere analizzata per ore. C'è questo momento nel quale il popolo è il popolo, Dio è Dio, come dire, l'elemento sociale di accettazione del destino nazionale viene prima dell'elemento religioso, almeno secondo l'idea di conversione che noi notiamo nella Megillah di Ruth, secondo l'idea di
identificazione di se stessi con la storia del popolo ebraico. È un elemento interessante del quale potremmo parlare per ora. Ad ogni modo, le due donne arrivano a Betlehem, la città di origine di Noemi, ed è bellissimo questo ingresso di Noemi in città perché viene riconosciuta a stento. Anche lei gioca sul suo nome, dice: non mi chiamate Noemi, che appunto vuol dire collega dolce, che ha avuto dolcezza, eccetera, eccetera, ma chiamatemi Mara, chiamatemi collega che vive l'amaro della vita. E arrivano nel periodo della mietitura dell'orzo, che è lo stesso periodo in cui cade Shavuot. Uno dei motivi per cui si leggerebbe la Megillah di Ruth a Shavuot è anche questo. Il secondo capitolo si apre con Noemi che deve riallacciare i propri rapporti familiari con i parenti rimasti vivi o che si ricordano di lei all'interno della società di Betlemme. Lei si ricorda di un lontano parente di suo marito che si chiama Boaz e il caso vuole che Ruth, oramai poverissima, insieme alla suocera vada a spigolare, a raccogliere quindi le spighe nel campo di questo Boaz. Ricordatevi che nel Levitico, al capitolo 19, versetti 9-10, nel Deuteronomio, al capitolo 24, versetti 19, noi abbiamo il dovere per i raccoglitori di qualsiasi frutto, di qualsiasi prodotto della terra, di non raccogliere ciò che cade dall'aratro, ciò che cade, no, l'aratro non si raccoglie, ma ciò che cade, insomma, spigolando, mietendo, perché ciò che cade, una volta che tocca il suolo, va lasciato per terra per il povero e per la vedova, l'orfano, eccetera. Quindi era usuale che le persone meno abbienti andassero dietro i mietitori a raccogliere le spighe cadute che appunto la Torah affidava a loro. Boaz nota Ruth nel suo campo, vede che è una straniera, insomma la riconosce come strana, chiede notizie di chi sia questa ragazza, di chi sia questa donna, e i mietitori gli rispondono: è una ragazza moabita, nora di Noemi. Cioè c'è questo sottolineare che lei sia moabita. Boaz quasi non ascolta questo razzismo di questi garzoni e parla a Ruth direttamente, la invita a non andare a spigolare in nessun altro campo, dice: continua a spigolare da me, stai tranquilla, siamo pure lontanamente parenti, insomma avrai da me protezione e gentilezza e quant'altro. Perché Boaz sa che Ruth si sta occupando della suocera, che Ruth, nonostante il fatto che non abbia nessun dovere morale nei confronti della suocera, si sta occupando della suocera, sta con lei. E l'ha seguita abbandonando la propria società, nella quale lei avrebbe potuto avere un nuovo futuro, un altro futuro, altro elemento molto interessante rispetto alla scelta di questa nostra Ghioret, perché lei sceglie di avere un futuro, abbandona un futuro certo all'interno della propria società, per un futuro molto meno certo all'interno di quella ebraica, e abbiamo visto che non era facile, dato anche la frase con la quale i braccianti la descrivono, Ruta Moabia, tutta la Moabita. Ad ogni modo, Boaz, siccome sa il bene che Ruta ha fatto e sta facendo a sua suocera, l'assicura di dover continuare a spigolare in questo campo perché non avrebbe avuto problemi. A un certo punto la invita a mangiare a pranzo, dice ai braccianti di far cadere spighe in più in modo tale che Ruth le possa raccogliere. Torna a casa Ruth, porta da mangiare a sua suocera, a Noemi, le racconta come abbia passato la giornata. Quindi vediamo come la dinamica suocera nuova si è di fatto una dinamica madre-figlia. Noemi sa della bontà di Boaz, spiega a Ruth i legami di parentela, eccetera. Al capitolo quarto, Noemi dà istruzioni dettagliate, proprio come una madre, di come si dovrebbe comportare Ruth con Boaz, di come conquistarlo, di come lasciarsi conquistare. È molto bello questo capitolo quarto, è molto moderno e vi consiglio davvero di leggerlo. Vi consiglio perché si racconta della festa nell'aia, di come proprio Noemi, senza finti pudori, invita Ruth a sedurre Boaz, di fatto. Dopo questo incontro fra Ruth e Boaz, questo incontro intimo, Boaz promette a Ruth che avrebbe riscattato il campo, perché c'è anche un campo rimasto di proprietà di Elimelech, e l'avrebbe sposata. Però c'era un parente più prossimo che doveva rinunciare al suo diritto di riscattare il campo e di sposare. C'è una scena a questo punto molto orientale, molto da mercato arabo, di compravendita, cena di compravendita, di accettazione dell'acquisizione del campo da parte del parente che però non vuole accettare anche il matrimonio con Ruth, e questo linguaggio davvero molto bello, molto orientale, che vi consiglio di leggere. Di fatto Ruth poi alla fine sposerà Boaz, perché il parente più prossimo, che rimane senza nome nella Torah. Perché rimane senza nome? Perché non ha accettato di sé il dovere di riscattare il campo e di riscattare la vedova del parente, del suo proprio parente, quindi rimane senza nome.
Ed è interessante perché la Torah non ci dà il nome di qualcuno che non compie una buona azione, anzi lo silenzia. Ruth e Boaz si sposano, nasce un bambino che è molto bello come le vicine descrivono la nascita di questo bambino, perché diranno è nato un figlio a Noemi, non un figlio a Ruth, è nato un figlio a Noemi, cioè il legame di parentela fra Noemi e Ruth e di amore fra queste due donne diventa socialmente accettato. Come quindi questa società che fa un po' da coro, come nella tragedia greca, la società sta lì alle spalle e fa da coro, la società conferma o nega le azioni della persona. In questo caso le conferma, dice, è nato un figlio a Noemi, questo figlio è Oved, Oved è il padre di Shai, Shai è il padre di David, praticamente è il nonno di David. Bellissima storia, una bellissima storia familiare, ma insomma, questa Megillah a che serve? Se io prendo la Megillah di Esther, cioè un libro parallelo, la Megillah di Esther alla fine del libro, cioè la regina Esther mi dice esattamente come mi devo comportare e mi dice questa giornata sarà Purim, dovrei fare questo, questo e questo, e questa giornata da oggi in poi voi farete un banchetto, vi manderete doni l'uno con l'altro, insomma la stessa Megillah ha anche degli insegnamenti pratici. Invece guardate, la prima fonte che voi avete, presa dal Midrash Rut Rabbah 2.15, il Midrash appunto al Cucimoni, dice Rabbi Zera, questa Megillah non contiene né norme sulla purità, né norme sull'impurità, né norme su ciò che è proibito, né norme su ciò che è permesso. Ma allora perché è stata scritta? Rabbi Zera stesso risponde, dice, per insegnarti quanto è grande il premio della Gemilut Chassadim, cioè di coloro che compiono opere di bene. Ad un certo punto questa Megillah ci viene a dire qualcosa di più grande dell'insegnamento pratico. Io vi ho chiesto quali sono i precetti dell'ebraismo. 613, perfetto. Questa Megillah non ha precetti, non richiama precetti biblici, tranne quello della spigolatura e del lasciare spighe per i poveri, ma questa Megillah è stata scritta non tanto per insegnarci, anche per insegnarci qualcosa su una determinata famiglia che noi adesso andremo a vedere. Ma soprattutto questa Megillah è stata messa nel canone biblico perché ci insegna la riconoscenza verso il bene. Il bene come mezzo di scambio, lungo tutta la Megillah, c'è il bene fatto da Ruth a Noemi, anche il bene che Noemi vuole fare a Ruth e Orfa, dicendo non vedete con me, non è il caso. C'è il bene che Boaz fa a Ruth perché ne riconosce il bene che Ruth fa a Noemi. C'è il bene che Boaz fa sposando Ruth, visto che hanno passato la notte insieme. È chiaro che sia un canone molto orientale, molto maschilista, ma questo è. Colui che non fa il bene, il parente, che non riscatta, non viene neanche nominato. È una Megillah dove il giusto comportamento è presente ed è forte. Ma ancora di più. A Shavuot nasce e muore re David, David Amelech, il nostro più grande re. Sentite cosa dice Rabbi Elazar ben Rabbi Yosè, dice. Questa Megillah è stata scritta per farti conoscere la stirpe di David che è di argento puro. Non trovate nulla di strano in questa frase? La stirpe di David che è di argento puro. Non oro. In genere i maestri fuggono l'oro per il lasso del vitello d'oro. L'oro, anche nelle tradizioni ebraiche, se tu guardi le tradizioni nelle sinagoghe non hai mai oro. È sempre elementi di argento. La parola l'oro come materiale viene lasciato stare dato la colpa del vitello d'oro. È l'argento che diventa poi elemento di anche la moneta corrente, lo shekel, si basa sull'argento. Anche la parola, come in francese, la parola kesef in ebraico vuol dire argento, come arshah vuol dire appunto denaro. La parola kesef vuol dire anche denaro in ebraico. La stirpe di David è argento puro. Chi è la bisnonna di David? La trisnonna? È Ruth. E chi era Ruth? Una moabita. Chi sono i moabiti? Sono i figli nati dall'incesto di Lot, nipote di Abramo con le sue figlie. Signori, la Torah, o meglio, l'interpretazione dei maestri, non si pone il problema razziale all'interno dell'ebraismo. Non è un elemento che riguarda il popolo ebraico. La stirpe di David, in nome dell'alta moralità delle proprie origini, del comportamento dei propri antenati, la stirpe di David, del nostro grande re, e quindi la stirpe del Mashiach che da Davide discende, viene definita di argento puro. Eppure David ha una bisnonna moabita. Se noi andremo a vedere in tutte le storie antiche di tutti i popoli, troveremo sempre che le origini sono sempre mitologiche.
C'è sempre un dio, c'è sempre un semidio, una ninfa, è pensata a Roma, è pensata alla Grecia, c'è sempre un'origine extra divina. Le origini del popolo ebraico sono esattamente opposte. Sono origini da strati o elementi della società problematici. E non ci vergogniamo a dirlo. Ruth è una moabita, una straniera, discendente da un popolo nato per un atto incestuoso, eppure Ruth viene definita argento puro. I Moabiti maschi, Emanuele. La Torah interpreta la parola Moab come Moabiti maschi, ma le Moabite viene risolto dalla Megillah e si convertono. Avete letto che Emanuele mi ha chiesto, secondo alcuni poi non potevano convertirsi in Moab. C'è stato un grande rabbino moderno che si chiamava Pinchas Levi, scusatemi, Pinchas Peli, che diceva che un rabbino in un albero genealogico si può sempre trovare. La sfida è avere un rabbino come nipote, non un rabbino come antenato. Ed esattamente qui. Questo è il caso. L'argento puro della stirpe di Davide è tale perché Davide è argento puro e discende da argento puro e sono moabiti, sono stranieri. Altro elemento. Rabbi Yosef ben Chisma chiede, e capiamo anche perché appunto attuale di più Ruth è un eroe. Rabbi Yosef ben Chisma chiedeva, se questa Megillah è stata scritta con il solo scopo di raccontarci quali sono gli ascendenti del re Davide, perché c'era bisogno di tutto questo libro? Avrebbe potuto scrivere la genealogia di Boaz che sposa Ruth e dire questa è la genealogia, scusami se è un errore, questa è la genealogia di Perez fino a Shai che generò Davide. Ma tutto quanto viene scritto prima era necessario per farti conoscere, cioè farci conoscere questa donna giusta che si è convertita e si è venuta a riparare sotto le ali della Shekinah, la presenza divina, e per farti conoscere la sua umiltà, la sua modestia e la modestia che lei è la sua giustizia. Questo è lo Zohar che parla. Vedete un po', altri popoli nascondono le proprie origini straniere, il popolo ebraico ne fa motivo di gloria. L'intero libro viene scritto per dirci che a Davide aveva una nonna convertita, qualcuno che sceglie di mettere il proprio destino nel popolo ebraico. E grazie alla sua scelta lei si trova all'interno di una catena storica fondamentale che è quella del più grande re di Israele. Gli altri popoli, i popoli antichi, tacerebbero questa cosa. Ruth invece per il popolo ebraico è l'eroina che viene ricordata, alla quale si dedica un intero libro del Tanakh, un intero libro della Bibbia. Dov'è l'eroismo di Ruth? Quando Ruth dice non insistere perché ti lasci e mi allontani da te, perché ovunque andrai andrò, ovunque dormirai dormirò, il tuo popolo è il mio popolo, il tuo Dio è il mio Dio, dove tu morrai io morrò e la sarò sepolta, e Signore faccio così e continua a colpirmi, ma solo la morte ci separerà, sì, questo è eroismo. L'eroismo di seguire, di prendere a quattro mani, neanche a due, il coraggio di scegliere altro per se stessi e per la propria vita. Ruth poteva avere una vita, e Noemi glielo dice al primo capitolo, tornate a casa vostra, risposatevi nelle vostre case. E Ruth dice no. È l'eroismo della scelta, è l'eroismo dell'idea di fare un salto consapevole al di là di un muro, al di là di ciò che è certo, perché sente che quella è la sua strada. Vedete, tre grandi amori sono espressi all'interno di questa frase, non insistere perché ti lascia, eccetera, eccetera. Il primo è l'amore verso la terra di Israele, dove andrai andrò, quella terra voglio che sia anche la mia terra. Verso il popolo ebraico, il tuo popolo sarà il mio popolo, bello, brutto, simpatico, antipatico, comodo, scomodo, accogliente, duro, spigoloso, quello sarà il mio popolo. Bisogna avere un grande amore verso il popolo ebraico per sceglierlo in assoluto, a scatola chiusa, ma verso qualunque popolo che vogliamo, e l'ultimo che chiude e suggella l'amore verso Dio. Ruth non è orfana, non è sola, non è costretta a partire. Se per esempio noi la paragoniamo proprio ad Esther, l'eroina ebrea del libro di Esther, Esther non dice di essere ebrea, sposa il re perché non aveva scelta ed era orfana, c'è una condizione di disagio sociale. Ruth no. Ruth no, sceglie. A Moab la vita era tranquilla per lei, non a Moabita. Lei sceglie di tornare in un luogo oscuro dal quale la sua famiglia acquisita è partita per fame o è partita perché non voleva partecipare al dovere di combattere la fame.
Vedete, nella Megillah di Ester noi assistiamo alla sopravvivenza del pericolo per gli ebrei della diaspora. In quella di Ruth c'è un processo opposto, dalla diaspora, da Moab, ritorniamo in Israele. In Ester cosa abbiamo? Il destino di condanna dei singoli e del popolo ebraico che si capovolge. In Ruth invece abbiamo una persona singola che sceglie il proprio destino legandolo alla suocera e al popolo ebraico. E lottando per un destino migliore proprio per entrambe. Che automaticamente, proprio perché è una lotta, come dire, pura, senza altro guadagno, Ruth non guadagna nulla nella sua conversione, questa lotta pura porta alla nascita di Davide Amelech. Ester gioca con il destino, gioca con la sua bellezza, gioca con il suo potere, e quando non può più farlo perché c'è una legge che dichiara a morte gli ebrei, si affida a Dio. Ruth no. Combatte il destino da straniera, da proselita e confida in Dio, perché Dio fa parte dei tre amori che lei esprime con una sola frase. Chiaramente resta ancora aperta la questione del perché il libro di Ruth e questo eroico racconto sia legato a Shavuot. Il Midrash Lekakhtov troviamo scritto, nel Midrash Lekakhtov troviamo scritto perché si legge questa Megillah nella festa di Shavuot? Perché questa Megillah racconta una storia che è piena di chesed, cioè di amore, di altruismo. E la Torah, il primo messaggio della Torah è chesed, è amore, è altruismo. Per quindi la Torah fu data a Shavuot e io leggo un racconto di Shavuot. Nel Machazor Vitri troviamo invece che si legge a Shavuot perché Ruth si è convertita. Come detto, si è venuta a riparare sotto le ali protettive, Ruth 2.12. E Israele tutto si converte a Shavuot, cioè gli ebrei entrano a Shavuot sotto le ali della protezione divina, della Shekinah divina perché accettano la Torah. Altro elemento, come inizia la Megillah di Ruth? Al capitolo 1, versetto 1. Accadde nei giorni in cui giudicavano i giudici che vi fu una carestia nel paese ed un uomo di Betlehem, di Giudea, andò ad abitare nelle campagne di Moab, lui, sua moglie e i suoi due figli. Il Midrash aggiunge. Come dire, prima che vi dica il Midrash, non trovate nulla di strano in questa frase del capitolo 1 del versetto 1 di Ruth. In ebraico si sente di più, però anche in italiano possiamo arrivarci. Accadde nel giorno in cui giudicavano i giudici. Questa frase grammaticalmente può essere sia esprimere giudici come soggetto, sia giudici come complemento oggetto. In cui giudicavano, cioè gli altri giudicavano i giudici, o in cui i giudici giudicavano. Il Talmud, Bava Batra, ci fa capire meglio come la interpreta la tradizione ebraica. Perché dice, era quella di Alimelech, chiaramente, una generazione che giudicò i suoi giudici. Se un giudice avesse detto ad un uomo, togliti la scheggia che hai tra i denti, l'uomo avrebbe risposto, togliti la trave dagli occhi. Cioè, il Midrash aggiunge, triste è la generazione in cui i giudici vengono giudicati e triste è la generazione in cui i giudici meritano di essere giudicati. Qual è il problema? Elimelech fugge da Moab, perché molti credevano in lui come uomo, come Ish, che potesse sollevare moralmente la situazione politica, economica e sociale di Israele. Bravissima Emanuele, ecco la carestia. Egli non si sentiva in grado di farlo e come sappiamo mette in pericolo la sua vita e quei suoi figli anche il suo futuro del popolo ebraico, come dire, una sorta di gran rifiuto. Perché la sua generazione è una generazione corrotta e lui non vuole partecipare a questa corruzione. I giudici che vengono giudicati sono il segno di una decadenza morale. Di fatto Ruth sceglie di partecipare ad un popolo, di entrare a far parte di un popolo del quale l'ultima voce che lei ha sentito è negativa. Perché se lei, come possiamo intuire, parlando con sua socia Noemi, si sia confrontata, a domanda, o quando era ancora vivo il suo socio Elimelech, perché siete partiti? La risposta è perché la generazione della nostra gente si è corrotta, perché la realtà è terribile. Quante volte chi si avvicina ad una comunità ne critica profondamente l'esistenza ed è paradossale, perché Ruth non lo fa, Ruth che poteva farlo non lo fa e dice il tuo popolo è il mio popolo, mi appartiene, qualunque esso sia. E lei sa bene che non sta parlando di una realtà semplice, lo sa bene perché le è stata trasmessa questa tradizione, questo ricordo di questa partenza, nella maniera più assoluta. E come ha scritto bene Emanuele, ecco la carestia. La carestia c'è anche per questo.
Perché nel momento in cui è caduta l'etica della gestione della cosa pubblica da parte di chi è comandato a gestirla, c'è la carestia. Ma riprendiamo in conclusione il discorso delle origini poco limpide di Re David. Perché probabilmente è l'elemento più straordinario di questo eroismo di Ruth. E ricordatevi sempre che non esiste al popolo antico che non si racconti nella propria narrativa esistenziale l'idea di essere nato da grandi, grandi atti o da grandi eventi soprannaturali. Lo dice anche la Madama Butterfly. Non c'è nessuno che si racconti in povertà, non c'è uomo che si racconti in povertà. E non c'è nessuno che non venga di grande prosapia. Una parte la batte, quando la Butterfly le chiedono le sue origini, appena arriva a sposarsi. E su con il capitano Pinkerton le chiedono come mai sia finita a fare la geisha, le risponde no, ma noi eravamo ricchi, eccetera, eccetera. Allora lì commentano in maniera cinica il console americano, eccetera. Non c'è nessuno che si racconti nato in povertà. Il popolo ebraico invece meravigliosamente si racconta nato per quello che è, senza problemi. Ruth e Moabita. I Moabiti, come dicevo prima, sono nati dal rapporto incestuoso tra Lot, nipote di Abramo, e le sue figlie. Dopo la distruzione di Sodoma, scappano, praticamente, si rifugiano in questa grotta, in questa caverna. La moglie di Lot si è girata, è diventata sacco di sale, e le due figlie sono convinte che sia successo una sorta di nuovo diluvio, che quindi loro sono rimasti vivi solamente. Il diluvio era ancora presente nella memoria collettiva di quelle popolazioni, che quindi siano rimaste solamente. E mi spiace, gli altri non mi hanno mai scritto che ci fosse una pessima ricezione, quindi non c'è scritto il suo nome, quindi non so con chi sto parlando. Quando si è registrato non ha scritto il nome. Mi dispiace perché nessuno mi ha scritto che ci fosse una cattiva ricezione, quindi non credo che sia un problema suo, fondamentalmente. Tornando a noi, le figlie di Lot sono convinte che, che loro, come nucleo familiare, padre e due figlie, siano rimaste le uniche, gli unici sopravvissuti nel genere umano, e decidono quindi di far ubriacare il padre e di stare con lui per procreare. Da questo atto incestuoso nascono un popolo, l'Ammonita, praticamente, e quindi poi i Moabiti. Tra l'altro un'ammonita Naamah, quindi figlia dell'altro popolo nato da Lot con l'altra sua figlia, sposerà Re Shlomo, Salomone, il figlio di Re David, e gli darà un successore. Vedete come il popolo ebraico non ha mai un problema rispetto alle proprie origini. E se oggi come oggi esiste uno sciovinismo ebraico rispetto a questo, non è un messaggio ebraico, se esiste. È un messaggio praticamente di terribilità storica, ma non è un messaggio ebraico. Non dobbiamo dimenticare, attenzione, che l'altra antenata di Re David, Tamar, era cananea. C'è un albero genealogico meraviglioso da David Amelech, il Re David, una moabita e una cananea. La cananea Tamar chi è? È quella donna che si è finta prostituta e si è messa all'angolo della strada per concepire un figlio con Yehudà, suo suocero, figlio di Giacobbe, nostro padre. Che siccome non le aveva mandato il terzo figlio per farla sposare, dopo che lei era rimasta vedova per la seconda volta della stessa famiglia, secondo appunto quella che ante litteram era la legge del levirato, Tamar si mette fuori la strada e si sposa e come dire, sta con suo suocero per poter procreare come appunto le era stato comandato. Quindi abbiamo un popolo nell'albero genealogico di David Amelech, una moabita che discende da un incesto, un altro antenato di David, Perez, di fatto discende da una cananea che comunque si deve travestire da prostituta per stare con il suocero che non le aveva mandato il figlio, quindi un'altra unione abbastanza complicata. Insomma, perché tutto ciò? Perché la Torah ce le racconta e ce le riracconta tutte queste cose? Perché Dio ha voluto mettere tutto questo nella stirpe dei nostri re?
moabite che di notte si presentano ai loro uomini, incesti, cananei, insomma tutto. Perché? Dobbiamo aprire una differenza, un discorso complicato. La differenza fra bene e male è la nostra capacità di scegliere. Bene e male in questo mondo non sono così distanti e lontani. Altrimenti la scelta del bene e del male sarebbe facile. Non esisterebbe la lotta dell'uno contro l'altro, né il senso profondo della scelta del bene contro il male. Nessuno di noi metterebbe una mano all'interno di una fiamma, perché sappiamo che scotta, ma fra bene e male questa semplicità non c'è. Non è tutto così semplice. Come non è semplice la nostra missione di esseri umani e di ebrei, chiamati a fare sempre il bene e non il contrario. Ma ancora di più. Proprio perché siamo creature chiamate a sconfiggere il male, dobbiamo sapere che in esso vi è sempre un po' di bene. Altrimenti il male non potrebbe esistere. Il male assoluto morirebbe in questo mondo, per come è stato concepito da Dio. Esiste il male che al suo interno ha un po' di bene e quel po' di bene fa in modo che il male non possa essere mai sconfitto fino in fondo. Quindi la nostra missione diventa un po' più complicata. Non solo dobbiamo scegliere il bene e non il male, bravissimo Emanuele, perché la nostra missione di amministrare è far salire ciò che è caduto, se è sulla strada giusta. Quindi la nostra missione non è solo di scegliere il bene o il male, ma dobbiamo anche liberare quelle parti di bene contenute nel male. Cerco di essere più chiaro. Dobbiamo tenere presente che per le dottrine della Kabbalah, questo mondo è un miscuglio di bene e male. Non entro troppo nella mistica, ma giusto per essere chiaro. Ed è questo è simbolizzato, scusatemi, dall'albero della conoscenza del bene e del male che si trova nel Gan Eden. Ci siamo? Il giardino dell'Eden. Il bene e il male sono sì mischiati, ma sta a noi distinguerli e liberare, sciogliere il legame dell'uno verso l'altro. Cosa difficile. Teniamo conto, se teniamo anche conto di cosa ci dicono i maestri. Leggete l'ultima nota. Abramo discesi da terra, Chezkia da Achaz, Yoshia da Ammon, Mordecai da Shimi, Israele dalle nazioni, il mondo futuro da questo mondo. Chi avrebbe potuto fare ciò? Chi l'avrebbe potuto decretare? Nessuno tranne Dio, l'unico sulla terra. Questo è Midrash Rabbah su Bibbar 9. Cioè che vuol dire? Dio ha connesso le fonti di bene e male. L'uomo però, ed è l'unico che lo può fare, l'uomo però è colui, deve essere colui che distinguendo li divide, li separa, dà senso al bene in contrasto al male, anche quando apparentemente sembra cedere al male per liberare il bene che contiene. Le scintille di bene che sono sparse nella creazione erano presenti anche nell'incestuoso Lot, erano presenti in tutti coloro che hanno compiuto atti negativi. Però hanno viaggiato queste scintille di bene, generazione dopo generazione, fino a quando non hanno incontrato livelli morali per potersi elevare. Ed ecco quindi che è il caso di Ruth, che prende in sé tutte le scintille di bene e quindi può diventare la bisnonna di David, anche se nata in un contesto incestuoso, o in un popolo dall'origine incestuosa. C'erano scintille di luce anche in Canaan, tra i cananei, e Tamar è il simbolo di queste scintille di luce. Quindi il desiderio di Yehudah verso quello che lui credeva era sconosciuto, di fatto è il desiderio di liberare quelle scintille. Ci vogliono 7 secoli dall'incesto di Lot fino a quando non nasca Ruth. Ci vogliono 7 secoli per far incontrare la scintilla di Lot e la scintilla che Yehudah aveva liberato in Tamar, Ruth e Boaz. Boaz è discendente di Perez, il figlio che Yehudah ha da Tamar. 7 secoli. A quel punto Ruth e Boaz insieme sono scintille di bene. E sono i genitori di Oved, Oved è il padre di Shai, Shai è il padre di David. Quindi con il dono della Torah, che abbiamo ricevuto a Shavuot, noi siamo chiamati a essere come Ruth, a saper guardare, a saper cercare sempre e solo le scintille di bene, anche quando queste non sono così ovvie e anche quando ci sembra che non possono esistere in contesti dove c'è tanto male. Anche in quei contesti possiamo trovare scintille di bene. Vi ringrazio, se avete domande sono a vostra disposizione, altrimenti per stasera abbiamo finito. Mi pare che non ci siano domande, o siete molto stanchi? No, no, non esistono domande stupide, vai Emanuele, fai, fai.
stato pensato che è scritto che Mashiach sarà la stirpe di Davide. Sì, in che senso? Mashiach è della stirpe di Davide, quindi è colui che porta avanti le scintille di bene del mondo, anche lì dove le scintille di bene non sembrano essere così palesi. No, Mashiach non può essere, cioè almeno deve essere discendenza davidica, quindi non, sicuramente un legame con il popolo ebraico per nascita deve averlo. Deve averlo. Non credo possa essere un convertito. Sì, le scintille del bene nel mondo nascosto del buio sono le più potenti e vanno svelate, sono comunque. Sono più potenti perché resistono al male e non si perdono nel male, non si perdono nella maggioranza sicuramente, nella quantità di male che è di maggioranza. No, grazie a voi. Ci sono altre domande? Allora altrimenti posso chiudere. Grazie e buonasera. A presto, arrivederci.